E finalmente ci siamo, 38 anni, ma stasera ne festeggiamo 35. Questo club incredibile formato da super donne. Assolutamente, non vedevamo l'ora di poter festeggiare il 35esimo. 3 anni di fermo sono tantissimi, siamo super emozionate davvero. Insomma, le zebre sono toste, eh? Sono tostissime, è 38 anni che siamo qua sul territorio, non molliamo. E siamo l'unico club esistente in Italia che tifa Udinese. Ma scusate un attimino, quante siete? Allora, attualmente come iscritte siamo una 70. Allo stadio fai conto la metà, perché insomma le altre hanno famiglia, hanno una certa età, però tifano Udinese da casa. Che serata ci aspetta stasera? Beh, una serata divertente all'insegna delle risate, dell'allegria, della compagnia e del buon cibo, e se si può anche di qualche canzoncina per tifare Udinese. Beh, tra poco arriveranno anche delle bellissime sorprese bianconere, siamo in mani sicure stasera, eh? Mamma mia, non vediamo l'ora. Chi vogliamo intervistare adesso? Io direi che potremmo intervistare la presidente, che è entrata in carica da meno di un mese. Andiamo a trovarla? Sì, andiamo a trovare Fabiola. Allora, rimanete con noi, andiamo da Fabiola, perché stasera ne vedremo delle belle col club delle Zebre e qui a Castion di Strada, ma loro sono di Conarsa, ricordatevelo. Fabiola, sei emozionata o no stasera? Leggermente. Come sta andando? Per adesso abbastanza bene. Era il 1985. Sì. 38 anni fa che con Angela e altre 4-5 persone hanno cominciato a tifare Udinese come club. Come mai l'Udinese? Siamo friulani, l'Udinese ci voleva. Insomma, in tutti questi anni avete fatto tante cose. Sì, abbiamo fatto tante cose sia nel sociale che praticamente facciamo ogni anno con i bambini, il Babbo Natale, facciamo, aiutiamo l'asilo, oppure abbiamo un'associazione che l'associazione Nalugi, che abbiamo fatto sempre il volontariato estero in Uganda e tante altre piccole cose, cioè, insomma siamo entrati un po' nel sociale, questo sì. Forza Udinese! Cosa ci fate di bello qua stasera? A mangiare con le zebre! A mangiare con le zebre, ma chi sono le zebre? Sono bravissime, sono un club femminile di Gonars, che sono anni che sono con loro, perché ho la moglie che è con loro, si sta benissimo, sono bravissime. Insomma, sono affiatate, tifano per l'Udinese? Sì, tutte ma affiatate queste qua, sono proprio matte per l'Udinese. Voi chi siete? Gabriele. Gabriele? Aurora. Cosa ci fate di bello stasera? A vedere i giocatori. A vedere i giocatori, sapete già chi arriva? No. Non vi hanno detto nulla, allora rimane la sorpresa, eh. Come mai tifi Udinese? Perché è bello. Perché è bella l'Udinese, è bello anche lo stadio? Sì. Sono belli i tifosi? Sì. E le zebre sono belle? Sì. Forza Udinese. Ale, chi è che aspetta Silvestri? Io. Tu come ti chiami? Evan. Allora, guardiamo la telecamera e diciamogli: Silvestri, vieni a trovarmi. Silvestri, vieni a trovarmi. E sempre solo forza? Udinese! E non poteva mancare il primo cittadino di Conarsa per festeggiare questo sodalizio. Ciao carissimo, sì assolutamente, e mi devo solo congratularmi con tutte queste fantastiche donne e ragazze, perché 35 anni non è facile tenere attiva una società come la stanno facendo loro, quindi veramente un grazie di cuore e un merito a loro. Anche perché siete una comunità frizzante e loro sono frizzantissime. Beh, come sai, no? Gonars è un paese delle feste, l'abbiamo ripetuto 1000 volte, e sì, Gonars è questo, Gonars è esplosiva, Gonars è l'esplosione nel cuore. Che serata ti aspetti stasera? Ma secondo me è una serata, finalmente dopo un lungo periodo che abbiamo passato brutto del Covid, finalmente ci ritroviamo tutti insieme, ed è anche bello vedere tantissime donne e ragazze tutte assieme. Sarà sicuramente una serata fantastica, bellissima. È un bellissimo sodalizio, tra l'altro, perché è tutto femminile, quindi per quanto ci riguarda noi siamo veramente felici di questo. Niente, vedo che c'è tantissima gente, come tutte le altre cene, c'è un grande entusiasmo, un grande entusiasmo. 35 anni mica sono pochi, eh? 35 anni sono tantissimi, sono tantissimi, è metà vita, quindi gli faccio complimenti proprio perché innanzitutto, come si diceva prima, è una cosa
particolare che riguarda loro proprio, essendo anche un club femminile. E poi abbiamo visto che in questi anni qua sono sempre state attive, siamo, hanno sempre partecipato sia alle iniziative, alle trasferte, al sociale, sempre solo Forza Udinese. Caro Federico, da Cervignano a Castions, insomma, per festeggiare questo sodalizio delle Zebre di Conars. Sì, per festeggiare, per farmi conoscere, perché sapete che ormai sono entrato nel direttivo della UC. E niente, dobbiamo... Grandi responsabilità, eh? Sì, vediamo di farci conoscere, e attirare di nuovo chi è scappato. E con questo dobbiamo appunto ricreare un bel gruppo attorno a questa bella Udinese sempre più forte. Insomma, la prima sorpresa è arrivata, eh? Adesso arriva anche la seconda, no? Siete contente? Siamo molto contente che sia arrivato Daniele, molto molto, assolutamente. Quindi siamo in buone mani stasera. Buone mani, sì sì. La portiere? Certamente, la portiere, no? Adesso aspettiamo la seconda sorpresa. Aspettiamo la seconda. Daniele, insomma, come stai? Tutto bene? Bene, molto bene, molto bene. Sei emozionato? No, mi fa piacere perché poi, come mi hanno già fatto ricordare, io... ho qualche parente qui, quindi mia moglie, la nonna era di qua, quindi mi fa piacere essere qui. Ma allora sono arrivate le sorprese? Tante! Tante? Sei contento? Sì. Sì, eh? Bene, direi che queste sono le belle sorprese, eh? Bellissime, veramente, guarda, è un idolo perché io seguo sempre, sono un'appassionata ed è fantastico anche come giocatore. Complimenti, complimenti. Thomas, dove sei? Thomas, vieni qua, vieni qua. Thomas, il tuo idolo, finalmente lo conosci di persona. Piacere. Oh, là. Come stai? Bene? E direi che nel vero... Insomma, non vuoi dire niente. Digli come ti chiami, quanti anni hai, di dove sei. Si chiama Thomas. Qua ci siamo. Si chiama Thomas, ti ha beccato. Lo so, perché io... Da quanto tempo aspettavi questo momento? Dici la verità. Tanto, perché l'ho seguito quando era ancora, non era ancora qua in Italia, e quando era sul Verona io speravo che veniva qua a Udine, perché lui per me è come perché è italiano, per me lui merita di andare in nazionale, perché lui è un portiere grandissimo e io lo stimo perché lui è anche un grande papà. E allora gli diamo un altro abbraccio, un altro abbraccio. Bravo Thomas, un applauso, belle parole. Marco, si commuovono i tifosi, ma vi commuovete anche voi giocatori, eh? Certo, certo, fa piacere vedere tante persone che sono venute qui per noi, quindi siamo onorati davvero. Beh, Thomas ha usato delle parole bellissime. Sì, infatti mi ha sorpreso, ringrazio davvero tanto, gli farò avere una bella maglia. Senti, andiamo a far serata con le Zebre? Andiamo? Andiamo. Dai, andiamo, seguiteci. Una gran bella serata per adesso, eh? Certo, una bella serata, sì, insieme alle nostre amiche le Zebre qua, proprio bella. Insomma, tra un brindisino e l'altro ci sono anche i giocatori dell'Udinese. Beh, chiaro, abbiamo la fortuna di avere tutti e due i portieri. Metti tu un po'. Cosa possiamo dire di questa serata, cosa possiamo dire delle Zebre? Era ora, perché hanno dovuto... rimandare, no? Allora dai, finalmente si fa festa. Lei come si chiama? Miriam. Di dov'è Miriam? Di Conarso, no? Cosa ci fa di bello qua stasera? Ah, festeggiamo noi il 35esimo e il 38esimo. E complimenti, eh? Grazie. Insomma, un bel sodalizio questo, eh? Sì, 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 sì. Siete unite, siete, eh? Sì, sì, sì. Cosa possiamo dire di questa serata? Magnifica, magnifica. È sempre solo Forza? Udinese.
La serata sta continuando alla grande? Super, alla super grande, no? Alla grande. Poi quando si parla sempre di Udinese non si possono solo che fare le cose in grande. 38 anni di fondazione dove le persone si sono sempre messe a servizio delle altre in paese, perché non è solo l'Udinese, ma questa è un'associazione che abbraccia un po' tante iniziative e positive, che creano gruppo, che creano alleanza e che creano gioia. Cosa succede da queste parti? Cos'è questa maglia? Questa è la maglietta di Udinese Liverpool che ho preso in curva da Daniele dopo la partita. Tu confermi, Daniele? Sì, non mi ricordo effettivamente, però sì, Udinese Liverpool ho giocato e mi ricordo di aver... C'eri quella partita? Sì, c'ero. È stato il migliore in campo. Mi risulta che Daniele sia un pezzo anche di Gonars, sì, vero? Sì. Oh. Lo sanno tutti, Ma sì, vedi, gioco in casa, ormai gioco in casa, in Friuli in generale, ma anche a Gonars. Insomma, sindaco, quando è che gli diamo queste chiavi della città? La cittadinanza, ho già parlato prima con lui, infatti sarà la prossima cosa che dovremo fare. Infatti, adesso lei, prima della firma, mi grida un bel forza Udinese. Forza Udinese! Ale! Tanta roba stasera, Tanta, benissimo, sì. No, complimenti a voi. Sì, grazie. Dopo dobbiamo andare a sfogliare gli album però, Sì, meritano visti, sì. Perché è storia, no? Praticamente dal 1985 io ho sempre fatto gli album con tutta la storia, la nostra storia e anche la storia dell'Udinese, logicamente, no? E la storia delle zebre continua. Bravo, sì, esatto. Bellissima serata, veramente, anche loro bravissimi a organizzare questa magnifica festa per un traguardo definirei storico. Bravissime per tenere duro così tanti anni un club così, ripeto, storico, sapendo anche che oltre ad andare a vedere le partite sia in casa che in trasferta, lavorano molto anche sul sociale, quindi è una cosa molto ma molto positiva questa, quindi complimenti e gli auguro di andare avanti ancora per tanti anni così. E naturalmente io rinnovo i complimenti a questo sodalizio, le zebre di Gonars, continuate così e viva le donne e viva l'Udinese.